Grazie, signor Presidente. Onorevoli senatori, onorevoli senatrici, il dibattito è stato un dibattito ricco, 13 interventi, l'ho seguito con attenzione, vi ringrazio per gli stimoli che avete portato e che spero di poter consegnare alla discussione di domani e di venerdì. Ringrazio tutti e da ultimo il senatore Cociancic per questa citazione di Shakespeare. Ieri tutti noi siamo stati molto colpiti da quella immagine dell'attraversamento di un fiume, dove peraltro 3 persone hanno perduto la vita. E quelle parole che vengono peraltro dal patrono dei politici, da un Sir Thomas More, è chiaramente un'opera di Shakespeare, ma che richiama quello che Giovanni Paolo II proclamò il patrono dei politici, naturalmente per i cattolici che fanno parte di questo consesso, ha fatto pensare e la ringrazio da ultimo per le sue considerazioni. Io però interpreterei il mio concetto di replica offrendo alcuni dati all'attenzione dei senatori che sono intervenuti, anche con un eccesso, se vorrete, di pignoleria e di dettaglio, e poi mi limiterei a una conclusione politica sulla base delle considerazioni che diversi hanno svolto e tra questi in modo particolare il senatore Casini. Parto dalle questioni che ha sollevato la senatrice Lezzi, anch'io mi unisco al bentornato, se capisco bene, in queste ore alla senatrice. E l'affido naturalmente ai suoi colleghi, immaginando che abbia degli impegni comprensibili in questo caso, senza alcuna polemica. La senatrice Lezzi ha fatto una polemica che io non condivido sui numeri del governo italiano. Vorrei semplicemente citarne alcuni, perché ciascuno si faccia la sua opinione e perché chi vuole possa poi andare a fare il fact-checking di controllo dei dati reali. La senatrice ha parlato di tasse che vengono ridotte a Marchionne & Co. Gli 80 euro vanno a quelli che stanno sotto i 1.500 euro netti al mese. Ho grande stima del dottor Marchionne e, a differenza di altri, anche in questa sala e anche nella mia parte politica, lo ritengo un punto di riferimento molto importante per l'economia italiana e se ci sono dei timidi segnali di ripresa, questo deriva anche dal fatto che siamo tornati a costruire auto in Italia e che in Basilicata si fa la Jeep per gli Stati Uniti. Ma messo a fattor comune questa grande stima che io ho nei confronti del dottor Marchionne, mi sento di escludere che il suo stipendio stia sotto i 1.500 euro netti al mese. I 10 milioni di italiani che prendono gli 80 euro, per i quali tutto è tranne che una mancetta, come spregiativamente alcuni politici lontani dalla realtà tendono a definire questa misura, hanno con gli 80 euro la possibilità di uno spazio di vita quotidiana decisamente importante e significativo. Io non voglio convincervi sulla bontà della strategia economica di questo governo, ma spero che dopo 2 anni e 1 mese di azione sia chiaro che gli 80 euro non sono un bonus elettorale. Aggiungo, giusto per raccontare la realtà per com'è, ce lo siamo dimenticati, ma gli 80 euro sono arrivati dopo le elezioni europee. Perché essendo pagati il 27, io credo che, io mi immagino cosa possa concepire un italiano a casa, dove c'è un governo che sta abbassando le tasse e gli altri che discutono se le ha abbassate il giorno prima o il giorno dopo delle elezioni. Ma sono 2 anni che 10 milioni di italiani, grazie al lavoro di questo governo, pagano meno tasse. E lo dico agli amici della Lega, al governo per 15 anni, perché non l'avete fatto voi? E la cosa più straordinaria è che più fanno polemica autorevoli esponenti e che più fanno silenzio, e che più fanno polemica, vado avanti, sai, lo ridico 10 volte, ma vado in fondo. E che più fanno polemica autorevoli esponenti di governi che furono,
che adesso si lamentano di noi per questa misura. Beh, se è una misura così importante, perché non l'avete fatta voi quando avete governato per decenni in questo paese? Perché ve ne siete dimenticati? Secondo punto. E non era giusto. E abbiamo opinioni. Senatore Scilipoti, io vi prego di non intervenire, non interrompere quando si parla. Io credo che purtroppo, giustamente il Presidente del Senato e del suo responsabilità richiama all'ordine, io dal mio punto di vista dico che per l'aspetto comunicativo ci sarà qualcuno che dice da parte del governo abbiamo ridotto le tasse a 10 milioni di italiani e Scilipoti che dice no, non è giusto dare 80 euro a 10 milioni di italiani che non arrivano a 1.500 euro al mese. Secondo punto. Io, siccome sono stato pazientemente in aula ed ho ascoltato, credo di avere, per rispetto a quest'aula, il dovere di andare a individuare le voci che non sono corrette rispetto alla realtà. Il secondo punto riguarda la questione del deficit. Vorrei che fosse chiaro, per la senatrice Lezzi e per tutti noi, che il dato del PIL, su cui si è a lungo discusso, perché era previsto 0,7, poi era previsto 0,9, poi si è chiuso a 0,8, è aperta una grande discussione, è il primo dato positivo dopo 3 anni di segno meno. Ora, uno può discutere, però io mi aspettavo di più. Io avrei voluto prendere l'1,5, perché gli altri hanno fatto 1,5, 1,3, 1, 0,5, 1,7, tutte cose assolutamente sacrosante. Ma il dato di fatto è che l'Italia viene da un triennio di segno meno. Perché viene da un triennio di segno meno? Si può attribuirne la responsabilità ai governi di questo triennio, si può attribuire la responsabilità a chi non ha fatto certi provvedimenti che potevano essere fatti. Io penso che se l'Italia avesse fatto tra il 2003 e il 2005 quello che ha fatto la Germania, cioè una riforma del mercato del lavoro, per il nostro paese sarebbe stato meglio. E lo dico senza aprire una discussione polemica, ma prendendo atto del fatto che la Germania del 2003 ha iniziato con Schröder una riforma del mercato del lavoro che ha chiuso nel 2005 con la Merkel. Non vi è stato uno scontro su questo. Fatto sta che oggi l'occupazione in Germania, il tasso di disoccupazione è al 6%. Viene detto, non vi è, lo ha detto la senatrice Lezzi, sì, ma i numeri della disoccupazione non sono quelli corretti. Cito sia il dato Istat della disoccupazione che i numeri del Jobs Act, perché credo che su questo vada lasciato agli atti di questo Senato la realtà per quella che è. Primo punto, noi siamo arrivati al governo e la disoccupazione era al 13,2%. Adesso la disoccupazione è poco sopra l'11%. Se chiedete a me un giudizio, io vi dico che è troppo alta. Ma non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio rispetto al fatto che passare dal 13 all'11, credo che almeno su questo converrà persino il senatore Scilipoti, è segno di un miglioramento, perché se passi dal 13 di disoccupazione, d'accordo senatore Scilipoti, all'11 vuol dire che le cose vanno un po' meglio o se volete un po' meno peggio. Ma vengo ai dati del Jobs Act. Perché si può essere d'accordo o in disaccordo su tutto, ma non si può fare a cazzotti con la realtà. Io vorrei citare dei dati dell'Istat e dell'INPS. I dati INPS, a far data dallo scorso anno, gennaio 2015. Vi sono stati, attenzione, parlo di contratti a tempo indeterminato, non di persone, perché come sapete può esservi più di un contratto firmato. Quindi in questo caso parlo di contratti a tempo indeterminato, vorrei che restasse agli atti. Più 913.000 contratti a tempo indeterminato che sono, lo dico anche al senatore De Cristofaro, la somma delle assunzioni e delle trasformazioni con il segno meno delle cessioni. Poi arrivo anche alle persone, non ho fretta. Il punto centrale, dunque, è che almeno possa mantenere un minimo di realtà. Poi si ragiona di politica, si fa la discussione che Casini ci ha opportunamente sollecitato. Ma il dato di fatto è che, ad oggi, i dati INPS segnano in Italia, penso che ne siamo tutti contenti, perché credo che nessuno di noi sia insoddisfatto se c'è un contratto di lavoro a tempo indeterminato in più.
913.000 contratti a tempo indeterminato. Possiamo dire che vi sono 913.000 persone in più a lavorare? No! E vengo ai dati dell'Istat, che si dividono in due categorie, gli occupati permanenti in più e gli occupati totali, così rispondiamo alla considerazione della Lezzi che parla di trasformazioni. Sono tutte trasformazioni. Ora, io aprirei volentieri con voi una discussione sul fatto che se esistono delle trasformazioni, vuol dire che uno che era precario prende il contratto a tempo indeterminato. E il fatto a tutele crescenti, che vuol dire a tempo indeterminato, perché è un contratto a tutele crescenti. Credo che non si sia iscritto in replica il senatore Ichino, se no potrebbe ampiamente illustrarvi la valutazione su questo istituto giuridico. Il punto però qual è? Se io sono un precario che non ha un contratto a tempo indeterminato e quindi sono un occupato precario e divento un occupato a tempo indeterminato, forse per voi è soltanto una trasformazione. Ma a me si trasforma la vita, perché mi danno il mutuo, perché ho una prospettiva di vita, perché posso fare un figlio, perché posso vivere. E non potete lamentarvi di questo, potete essere all'opposizione di noi, del governo, ma non del fatto che un ragazzo possa avere un'occasione di vita, perché se no si fa a cazzotti con la realtà. Arrivo al punto dei quanti sono gli occupati totali, perché quando io dico che ci sono 468.000 occupati permanenti in più, sto spiegando che esiste un numero che contempla e comprende le trasformazioni di cui la Lezzi ha parlato. Cioè io non sto negando che una parte di questi contratti in più siano trasformazioni, a differenza della senatrice Lezzi e dei senatori che urlano dei 5 Stelle, io sono convinto che sia comunque un fatto positivo, ma riconosco che una parte di questi è una parte che è semplicemente trasformazione. Cosa ci dice l'Istat? E ho concluso sulla questione del lavoro. Che gli occupati totali in più del 2015 sono 221.000. Quindi gli occupati permanenti cresciuti sono 468.000, quindi sono 221.000 più quei 260.000 o 240.000 che segnano la differenza. Questo è il risultato del Jobs Act. Poi uno può dire che la parte del Jobs Act normativa incide più o meno rispetto alla parte normativa. Il senatore D'Alì, che mi ha precisato più volte e mi ha fatto le pulci, peraltro parlando del Consiglio d'Europa, che come è noto a Strasburgo, Consiglio Europeo, è quello a cui partecipo io domani, ed è a Bruxelles, ma insomma sono piccole inezie come quelle che lui mi ha sottolineato, il senatore D'Alì dice sono contributi esoneri di natura previdenziale. Vero, ma sono stati resi possibili dall'abbassamento dell'IRAP, dall'eliminazione della componente costo del lavoro dell'IRAP. Dunque vorrei riepilogare, perché sia chiaro e resti agli atti e ci sia una risposta nel merito puntuale alla Lezzi e agli altri. Il Jobs Act si compone di due parti. Una parte fiscale e, come dice lui, previdenziale, che a sua volta ha l'IRAP costo del lavoro e l'operazione di esoneri previdenziali, e una parte normativa. Questa parte qua ha prodotto un risultato totale in Italia di 913.000 contratti a tempo indeterminato in più, di 468.000 occupati permanenti e di 221.000 occupati in più. Questo cosa significa? Significa che questa è una cosa che ha funzionato. Dite che è stato un colpo di fortuna? Ditelo. Dite che è stato il destino cinico e baro che a voi non l'ha permesso di fare, a noi sì? Io da italiano dico che se questa cosa l'aveste fatta voi 10 anni fa, io sarei stato più contento che non venire qui a fare la parte di quello che deve rivendicare al governo questo risultato. E sono convinto che la pensano così anche molti vostri elettori e anche molti vostri senatori, che anche per questo hanno qualche difficoltà rispetto all'attuale situazione della destra. Vado al terzo punto. Ora, non è un problema. Ancora una volta vi prego di non...
fare commenti mentre il Presidente del Consiglio parla. Sono Avete avuto il tempo di parlare, adesso siamo in replica e quindi vi prego vado di non fare commenti. Rapidamente all'ultimo punto, bisogna che lo faccia perché è un tormentone. Renzi, non sei stato eletto. Ora, io alla fine, dopo 2 anni e 1 mese, bisogna che citi un testo difficile, siccome qui dentro ci sono alcuni che vogliono difendere la Costituzione, da questi che la vogliono cambiare, da questi pericolosi rivoluzionari, peraltro non vogliono cambiare questa parte, vorrei citare brevemente l'articolo 92 e l'articolo 94 della Costituzione, con particolare dedica al senatore Tosato e al senatore Marin. Articolo 92, comma 2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Vorrei svelare questo segreto, non è una norma ad personam come quelle che votavate in passato, questa è proprio una norma che è sempre valsa per gli ultimi 63 governi e per i 27 Presidenti del Consiglio di questo Paese. Quindi non c'è stato nessuno che è stato eletto direttamente, poi c'è stato chi voleva portare l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non è stata portata per 1000 motivi, nonostante varie commissioni bicamerali, e che non fa parte nemmeno del disegno di legge di riforma costituzionale che ci accingiamo a votare in sesta lettura alla Camera. Non solo, ma rispetto al giudizio di legittimità che il Presidente del Consiglio deve esprimere o meno, leggo l'articolo 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, senza il consenso di Tosato, che non era ancora senatore perché non era stato eletto, ma questo nulla toglie rispetto alla sua legittimità, cioè lui non ce l'aveva fatta essere stato eletto, poi si è dimesso Bitonci ed è entrato lui, ma vale comunque un senatore come tutti gli altri, non è un senatore diverso. Il senatore Tosato e il senatore Marin non hanno votato. Senatore Scilipoti, non... la richiamo all'ordine. Il senatore Tosato e il senatore Bitonci hanno avuto la possibilità di votare la fiducia. Non l'hanno fatto, però purtroppo per loro la Camera e il Senato hanno votato la fiducia a questo governo. Cosa dice l'articolo 94, comma 2? Attenzione. Ciascuna Camera... Senatore Di Maggio, senatore Di Maggio, non può intervenire. Ciascuna Camera... La richiamo all'ordine. Accorda o revoca la fiducia mediante mozione senatore Di Maggio, motivata e votata per appello nominale. La richiamo all'ordine per la seconda volta, che sia messo a verbale. Il senatore Di Maggio ha detto cialtrone a chi ha scritto questo articolo della Costituzione, prendo le distanze dalla frase del senatore. Cosa accade? Accade che nel momento in cui il governo mette la fiducia e non la ottiene, il governo va a casa. Ora, si può dire tutto al nostro governo, ma non che non abbiamo messo tante volte, arrivo a dire, forse persino un po' troppo, la questione di fiducia in quest'Aula. E tuttavia tutte le volte la fiducia ci viene confermata. Questo vuol dire che nonostante che abbiamo avuto 54 tentativi, questo governo è legittimo, la Costituzione è salva, la vostra incapacità di leggere i fatti giuridici di questo Paese è impressionante. Vi è poi, e vado al punto politico, l'ultima considerazione che voglio fare. E che si lega a un passaggio, perché uno può dire, beh, però questo giudizio di natura costituzionale si scontra con la realtà dei fatti. In realtà è accaduto un fatto clamoroso alle ultime elezioni europee. Anche questo frutto del destino, frutto di una congiunzione astrale impressionante di alcuni pianeti allineati casualmente. E cioè un partito politico, ed è molto importante ciò che ha detto il senatore Casini, che pure a quel partito non appartiene e che a quella famiglia politica europea non appartiene, ha preso un risultato in termini di consenso che è il risultato più significativo in termini di percentuale dai tempi della democrazia cristiana, in questo caso invece Casini ha un certo know-how, del 1958. Senatore Di Maggio, richiamo all'ordine ancora una volta. Senatore Di Maggio. È impressionante come non si rendano conto di fare il gioco degli altri, cioè è proprio una cosa imbarazzante.
Il punto centrale, senatore Di Maggio, è che da qualche decennio in questo Paese i voti si considerano sulla base della percentuale che viene presa da ciascun partito. Quel partito ha preso il 40,8%, ma accettiamo per caso la proposta del senatore Di Maggio. Guardiamo i voti assoluti. Quel partito, il Partito Democratico, ha preso più voti di qualsiasi altra formazione politica in Europa. 11 milioni e 200 mila voti. Qual è il secondo partito? La CDU. Con quanto? CDU più CSU. 10 milioni e 600 mila voti. Quindi i due partiti più votati sono il Partito Democratico Italiano, nonostante il mancato appoggio del senatore Di Maggio, e il partito della senatrice, della cancelliera Merkel. Allora, e chiudo su questo, ho detto abbastanza. Vengo al punto politico. Il punto politico è che ha ragione Casini quando dice, non tanto rivolto al governo italiano, ma rivolto alla classe dirigente europea, che qui siamo a un bivio. E il bivio è molto semplice. O noi, tirandosi sulle maniche, cerchiamo di recuperare e ricostruire un'idea di Europa che abbia i valori che 59 anni, 58 anni fa hanno segnato la storia di Roma e non soltanto di Roma, oppure stiamo andando a sbattere contro in quei tornanti della storia che un grande cristiano democratico italiano usava definire come momento chiave dell'esperienza politica e che sono tornanti della storia di rara pericolosità. Cioè intorno alla questione dell'immigrazione, alla questione della crescita, alla questione della sicurezza e securitaria, non c'è soltanto una conclusione e delle parole di un documento del Consiglio europeo, c'è l'idea stessa di ciò che ha portato i padri fondatori a immaginare l'Europa. Il nostro sforzo, lo dico al senatore Casini e a tutti voi, è quello di riuscire a rendere vivo, anche oltre certe sofferenze, certe difficoltà, anche certi legittimi sentimenti di rabbia, il nostro sforzo è esattamente in questa direzione. Fare di questa stagione non una stagione di polemiche interne e di egoismi, ma una stagione costituente e ricostituente per l'Europa, perché l'Europa dei figli sia all'altezza del sogno dell'Europa dei padri. Grazie. Io chiedo al Governo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.